Potrebbe essere un mercato particolarmente scoppiettante quello della prossima estate. Oggi si è letto che questo mercato potrebbe durare addirittura fino al 31 dicembre per 4-5 mesi e quindi sarà scoppiettante non tanto per le cifre che verranno messe sul tavolo dalle squadre, ma soprattutto per le idee che si debbano avere, per gli scambi, per le possibilità di trovare giocatori giovani interessanti. Si comincia certamente a lavorare anche oggi. Il calcio è totalmente fermo, ma il calcio della palla che rotola, vi assicuro, le squadre stanno già lavorando per avere idee, per avere possibilità, per avere opzioni per la prossima stagione. Quindi è anche bello vedere dove si possano trovare dei giocatori giovani interessanti. Oggi parleremo di mercato Milan e poi nel prossimo video, nel video che manderò intorno dalle 5 alle 6, come sempre, parlerò del mercato Inter. C'è un giocatore in uscita, ma sarà interessante vedere quali potrebbero essere i giocatori in entrata da parte dell'Inter. Ma fermiamoci al Milan. Mi sono preso qualche appunto per un giocatore molto giovane, un 2002. Quindi diciottenne, che ha tutte le caratteristiche per essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli, sia che arrivi Ragnik, in questo momento sono i due allenatori in ballottaggio per la panchina del Milan. Il ragazzo si chiama, è un belga, Aster Vranckx. Vranckx, un giocatore del 2002, un giocatore che in questo momento gioca nel Mechelen Malin, ricordate la squadra che il Milan ha eliminato nella Coppa dei Campioni del 90, lo 0-0 dell'andata e poi i due gol di Marco Van Basten e Marco Simone realizzarono ai tempi supplementari con l'espulsione di Donadoni. Quella squadra, il Malin o Mechelen, secondo se Flamand, se Fiammingo o Vallone la pronuncia. Ebbene, gioca già da dicembre, pur essendo un 2002, gioca già da dicembre titolare questo Aster Vranckx, un giocatore ambidestro, ma preferisce il destro, ideale anche in un 4-3-3 come mezzala, perché qual è il suo ruolo? Più che regista centrale è una mezzala di inserimento. Gambe lunghe, ma velocità, un giocatore completo, un giocatore anche dalla ampia visione di gioco. Il costo non è certamente eccessivo, dai 5 ai 7 milioni e mezzo di euro, quindi anche lì rientra perfettamente nei canoni del giocatore giovane di prospettiva. Il fatto che giochi già nel Malines, una squadra che in questo momento che sta giocando molto bene ed è ai vertici del campionato belga. Lui titolare da dicembre la dice già sulla qualità di questo gioco. Mi dicono buona visione di gioco, ve l'ho già detto, facilità di inserimento, anche se ha segnato un gol in 9 partite, non è il gol in questo momento, non appare come la sua, diciamo, la sua ideale, il suo ideale obiettivo durante la partita di calcio, durante il match, durante i 90 minuti. Ma è facile negli inserimenti anche per aprire le difese avversarie. A chi interessa? Ci sono già degli interessi da parte degli interessamenti da parte del Bruges e del Feyenoord, ma questo Aster Vranckx, sapete che il Milan è forte sul mercato belga, soprattutto sul mercato belga ha tante, diciamo, tante opzioni. Ecco, interessa anche al Milan, mi dicono, ma seguiamo questo giocatore. Mi piace darvi dei nomi che a voi poi vi interessa seguire per capire se siano nomi validi. Ecco, Aster Vranckx potrebbe essere proprio una figura ideale per il nuovo Milan giovane della prossima stagione. Lo ricordate, Aster Vranckx 2002, costo 5-7,5, giocatore dalla bella visione di gioco, gambe lunghe, buon inserimento. Ed è un giocatore da seguire. Vedremo se poi il Milan affonderà il colpo e come e quanto diventerà grande questo giocatore, Aster Vranckx. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.